No? Perché sempre tutti fanno queste cose. Ma posso stare? Sì, qua mi sentite. No, pizzica. Bello, è bello ballare. Questo è un periodo un po' particolare, non è che balliamo così spesso ogni giorno. Tutti sono pieni di problemi, qui ben vengano queste iniziative, le poesie, quelle tristi, quelle in dialetto, quelle un po' più allegre, perché tutti sono preoccupati in questo periodo, tutti i capi di Stato sono preoccupati, pure sì, ce l'è preoccupato, sì, però poi fa la testa così, ci dobbiamo fare la chiesa, mangiare i soldi, io lo so, qualsiasi cosa, ma pure il presidente degli Stati Uniti d'America, l'altro giorno si chiama Barack Obama, l'altro giorno era preoccupatissimo. Io devo sapere quale sarà il futuro degli americani. Sapete che ha fatto? Se ne è andato direttamente in paradiso. Ha detto: parlo col Signore, qualche cosa mi dirà. E infatti Barack Obama è arrivato in paradiso, ha bussato, è entrato. Dice: salve Signore, io sono Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Signore, vorrei sapere quando saranno felici gli americani. Il Signore lo guarda e gli dice: tra 50 anni. Barack Obama si gira, se ne fa piangere come un bambino e rientra negli Stati Uniti d'America. Secondo giorno dopo arriva la notizia, in Russia, Medvedev, il presidente, dice: come è andato lui, non ci vado pure io. Parte pure lui, arriva al partito, bussa e dice: salve signore, sono Medvedev, il presidente di Russia, vorrei sapere quando saranno felici i russi. Il signore lo guarda e gli dice: tra 70 anni. Medvedev si gira, si mette a piangere come un bambino e rientra in Russia. Terzo giorno dopo arriva la notizia, e ne dà. Berlusconi dice: sì, sono impegnato con le donne, però vado pure io a vedere quello che succede. Arriva in paradiso, bussa, entra, dice: salve signore, io sono Berlusconi, presidente del Consiglio italiano. Signore, vorrei sapere quando saranno felici gli italiani. Il signore lo guarda, si gira, si mette a piangere. lo so che mi preoccupate, ma è così, no? L'altro giorno è andato pure in una scuola elementare a trovare bambini, si è avvicinato a questo bambino, lo guardando, dice: bambino, quanti anni hai? E il bimbo: 5. Vergogna, la tua età ne avevo già 8. E lui è così, no? Poi parlavano pure l'altro giorno con Putin, cioè mentre vede che sta lì fa il presidente, ma in realtà è Putin e si incontra con Berlusconi, no? Parlano ogni tanto, l'altro giorno hanno parlato di morte. Come? Berlusconi gli ha detto: ma dimmi una cosa, ma Marco, quando morirai? Dove ti fai seppellire? Dice Putin: 80 milioni di euro solo per la tomba, mi devono fare una piramide, devo essere seppellito come un faraone, voglio essere proprio grande come un faraone egiziano. E Putin dice a Berlusconi: e tu? Dice: no, a me mi basta una grotta con una chiesa davanti. Dice: ma come, io spendo 80 milioni di euro e tu una grotta con una chiesa davanti? Dice: ma perché? Ma non vale la pena solo per 6 giorni. E lui è così, no? Per tornare ora alla poesia, no? Ancora non ne ho sentito, ma abbiamo detto che ci sono anche delle poesie dialettali, che è difficile capire il nostro dialetto, non è che è una cosa facile, è difficilissimo, eh? O no, sindaco? Certo, è difficile. Tu mi guardi e dici: ma tu come lo sai? Perché quando ogni tanto sono a Reggio Calabria, spessissimo vengo giù perché gli amici ce li ho tutti qui, ogni tanto vado a trovare anche degli amici che lavorano neanche tanto al pronto soccorso di Reggio Calabria. Sono i medici che fanno i turni di notte, adesso ne fanno di più, tutta l'ospedale di Reggio arrivano, no? E l'altro giorno sono andato, c'era questo medico che faceva il turno di notte, a un certo punto mentre parlavamo è entrato un signore urlando, dice: dottore, dottore! E dice: che è successo? Dottore, sono venuto qui perché c'ho... che avete? C'ho... dottore, c'ho una mugiana qui nella gamba. Il dottore lo guarda e dice: ma non si dice mugiana. Ah, dottore, mi scusi, volevo dire che c'ho una melanzana qui nella gamba. E il dottore: ma non si dice melanzana, quella si chiama ecchimosi. Ecchimosi. Il paziente ha memorizzato. Un mese dopo, quando sono arrivati i parenti e amici del nord, gli ho detto: allora, stasera tutti ospiti a casa mia perché mi devo provare dei prodotti tipici calabresi. C'ho dell'ecchimosi, sono proprio che sono alla fine per voi. Attenzione, ecchimosi. E poi noi abbiamo avuto pure un grande eroe, non lo sa nessuno, però io sono andato a scoprire nei libri di storia antichissima, abbiamo avuto un grande eroe. Alla fine della seconda guerra mondiale, sulla lapide di questo soldato c'era così scritto: il soldato calabrese, a sprezzo del pericolo, durante
quello che non credeva, fuoco a me, ma fuoco mio, fuoco mio. Applauso a noi. Noi calabresi siamo belli, siamo particolarissimi. Dice, come si riconosce il calabrese? Facile. Il calabrese è l'unico al mondo che a domanda risponde sempre con un'altra domanda. Così. Dice, cura il suo. Picchi caffè. Ora, mi presti il telefonino, presto il telefonino, ma poi chiama. Al ristorante, però, passiamo sera, perché è sicuro. Passiamo su, mi chiamano, niente, non ci riusciamo, dobbiamo essere proprio a domanda, rispondiamo con un'altra domanda. E per chiudere vi lascio con un messaggino, semplice semplice, anche qui siamo in chiesa, però questa è la questione. Quando vengono i turisti e vi chiedono perché noi calabresi non mettiamo mai la freccia, dovete saper rispondere. È violazione della privacy. Ma perché vi devo dire dove devo girare io? Ma fatti tu!